dietro al fallimento c'è tutta un'altra partita su chi è in realtà chi ha la proprietà dei beni dell'autonomo. Provo a fare un passaggio, faccio un po' un excursus veloce perché è importante inquadrarla per capire poi perché siamo oggi in questa situazione di stallo e non in un normale fallimento che probabilmente sarebbe avanzato molto più rapidamente. Negli anni 2000 nasce l'autodromo di Adria su un'idea della famiglia Toè che decide di costruire questo autodromo abbandonando l'idea di un autodromo pubblico. Erano gli anni in cui in Veneto, se vi ricordate, si parlava di un bando di 4 milioni credo solo per la progettazione per fare un autodromo del Veneto. In quel momento uscirono progetti di due tipi, la vicina Cavardere ne presentarono anche loro. Al Toè decise di percorrere un'altra strada, andare nel privato, fece l'autodromo di Adria. Successivamente, una volta nato quello che era l'autodromo, la Regione Veneto non diede più corso perché esisteva di fatto già una struttura e nacque l'autodromo di Adria, che aveva una particolarità, la particolarità di quel paddock coperto. Perché parlo della particolarità del paddock coperto? Perché gli autodromi in Italia sono molti, no? Sono molti, alcuni hanno la Formula 1, penso a Monza, a Mugello, a Imola in questo periodo con il Covid, alcuni hanno il Moto Mondiale, parliamo di Misano, e poi ci sono autodromi di una fascia intermedia. Adria era uno di quelli. Poi ci sono molti altri autodromi, sono 14 in tutti gli autodromi ad Adria. Alcuni sono sconosciuti, non hanno mai avuto l'attività che ha avuto l'autodromo di Adria. Per questo parlo della particolarità dell'autodromo, perché pur essendo un autodromo di media fascia, negli anni ha sempre ospitato eventi di una certa portata che hanno portato ad Adria importanti, cioè, per molte persone, eventi anche importanti da DTM, FIAGT, quindi. E non è un caso che da questa pista siano passati negli anni anche piloti di tutto rispetto, da Lando Norris, se non ricordo male, allo stesso Rosberg Junior, quindi piloti che poi hanno fatto anche strada nel corso Formula 1. Successivamente la pista è via via cresciuta. Questo progetto è nato attraverso FM, chi c'era all'inizio se ricorda, che è poi il soggetto che oggi finisce nel fallimento sotto certi aspetti. Ad un certo punto però viene costituita un fondo chiuso. Cos'è un fondo chiuso? Un fondo chiuso in Italia è un fondo di investimento in cui la famiglia Toè costituisce una parte delle sue società e anche FM entra in questo fondo chiuso. Quindi tutti i beni vengono ceduti al fondo che gestisce per conto dei soci queste attività che poi devono dare nel periodo devono dare dei guadagni, come voglio sia. Una caratteristica del fondo chiuso è che per legge non può essere amministrato dai proprietari, ma i proprietari, come posso dire, affidano la loro proprietà e devono scegliere un fondo chiuso, una società di gestione, un SGR, una società di gestione del risparmio. Quindi i soci affidano tutto il fondo viene gestito da una società di gestione del risparmio. Queste società di gestione del risparmio possono agire sotto il controllo della Banca d'Italia. Quindi viene conferiti tutti i beni al fondo chiuso che si chiama Real Estate, mi sembra Ermete, qualcosa del genere, mentre l'SGR è Dharma, la società di gestione, questi nomi che ricorrono spesso ma non li colleghiamo nelle varie operazioni. Gli anni vanno avanti, ad un certo punto quando viene fatto questo conferimento, Dharma, che diventa il gestore dei beni dell'autodromo, cede in affitto di ramo d'azienda ad FM la gestione dell'autodromo, quindi un normalissimo affitto d'azienda, come si fa con tante altre cose, dai ristoranti, ai bar, succede di fare gli affitti d'azienda, fanno la stessa cosa. Nel corso degli anni poi l'autodromo cresce, iniziano le difficoltà tra Dharma e FM, una parte l'avete letta ieri, non entro perché non mi sembra parte della discussione, iniziano le difficoltà e si inclinano i rapporti anche tra di loro. Nel frattempo nasce Bilitalia, che ad Adria è abbastanza nota. Bilitalia, più nota come l'ex Lutamanto, dicevamo, no? Viene rilevato dalla famiglia Toè, vende una parte dei macchinari che c'erano dentro, un'altra parte viene ceduta a Novamont, se non sbaglio, che diventa la struttura che tutti conosciamo, e la società rimane in vita. Bilitalia, questa società, inizia a collaborare con FM all'interno dell'autodromo. E all'interno dell'autodromo Bilitalia va a costruire quello che è il cartodromo. Sempre con loro fanno il prolungamento della pista e le cose vanno avanti. Nel frattempo i brutti rapporti tra Dharma ed FM,
portano alla richiesta di fallimento di FM da parte di Dharma, con tutta una serie di crediti che sono grandi nei numeri, ma sembrano molte operazioni finanziarie che passano, perché poi alla fine gli affitti che FM doveva a Dharma finiscono nel fondo che sono degli stessi proprietari di FM, quindi un circolo anche un po' vizioso di questa cosa. 47 milioni su 53, così ci diamo una regolata, poi mi sembra di capire fonte il Gazzettino, quindi si è sbagliata, prendetevi la Confalcon, 5 milioni all'Agenzia delle Entrate e 1 milione credo ad altri fornitori, quindi dati estremamente pubblici, non è che bisogna andare a scalare, li pubblica il giornale. Quindi c'è una richiesta di fallimento di FM. Nel momento in cui si arriva, fa tutto il percorso, il Tribunale di Rovigo dichiara il fallimento di FM, arriviamo a circa un mese fa, il 17 di gennaio se non ricordo male, in cui l'ufficiale giudiziario si presenta all'autodromo al sequestro. Dove sta la complicazione di tutta questa storia? Sta sul fatto di chi oggi ha la disponibilità di questi beni e può ripeterli in moto. Perché se da una parte abbiamo FM che è soggetto fallito, sostituito oggi da un curatore, il quale curatore però sarebbe a questo punto intestatario di un affitto d'azienda, non della proprietà, perché la proprietà rimane di Dharma, la quale nel frattempo, parliamo di 5 anni fa, ed è quello che dicevano ieri, hanno firmato un preliminare di vendita, Dharma, con autorizzazione a Banca d'Italia, avrebbe firmato un preliminare di vendita a BioItalia, la quale in forza di questo preliminare oggi dice io ho diritto di rientrare. Quindi capite che il problema non è più un fallimento, ma è andare ad accertare chi ha un diritto reale sui beni. Per cui la confusione in cui oggi si trova chi deve gestire da una parte il fallimento, che forse è la parte più semplice, ma soprattutto chi può rimettere in funzione oggi l'autodromo. Questo è il problema su cui oggi si trova, di cui diceva anche il sindaco, un'estrema difficoltà. Cioè, devono trovare un meccanismo che permetta di uscire da questa vicenda, perché se questa vicenda continuerà a svilupparsi per tribunali, considerando la velocità dei tribunali italiani e di tutti i tempi che abbiamo a garanzia di tutti noi nei processi, temo che sarà un periodo abbastanza lungo che dovremo aspettare. Altrimenti è chiaro che bisogna trovare una soluzione intermedia. Questo non sta a noi poter dire qual è, difficile poter dire qual è, però da quel tavolo che dicevo del sindaco o quello che si parlava della regione, di quanti assieme, bisogna cercare di trovare una strada che porti fuori da questa situazione che oggi è diventata pesantissima. Cosa possiamo farci stasera, il motivo che ci diamo? Intanto dirci la verità di come stanno le cose. Perché se pensiamo che domani mattina possa riaprire il colpo, cosa possibile ma poco probabile, perché tanto in Italia abbiamo sempre qualche sorpresa, c'è sempre di solito, ma in positivo, sempre in negativo, però magari stavolta ci sorprendiamo. Per cui che si apra la mattina o no, è chiaro che c'è tutta una serie di nostri concittadini, imprenditori, che sull'autodromo, come si diceva prima, hanno fatto degli investimenti in questi anni. E bisogna cominciare a dire a queste persone intanto come stanno le cose e cercare di capire con loro come andare incontro. Perché c'è chi ha fatto anche dei finanziamenti per fare queste opere di bed and breakfast o strutture di ospitalità o cose del genere. Per esempio si potrebbe cominciare a ragionare anche col sistema bancario per delle moratorie, perché è evidente che siamo finiti tutti assieme dentro una questione abbastanza complicata. Questo è un po' il quadro che abbiamo questa sera. Ieri la famiglia Altoè, che era il gestore autonomo, ha dato la sua posizione. Chiaro che il modo in cui l'ha dato, hanno preferito fare delle strade. Si sta attendendo che i tribunali dicano le cose, il curatore va avanti con la sua attività, però è evidente che alla fine di tutto questo giro la proprietà dovrà essere riceduta ad Dharma, la società di gestione del risparmio, la quale con l'autorizzazione della Banca d'Italia poi deciderà se dar corso al preliminare con BioItalia o se ci saranno nuovi compratori che vengono avanti. Questa è ad oggi la situazione. E speriamo che si possa evolvere in fretta.